6 pilotes d'or, i en vindran més, no en tingueu cap mena de dubte. Encara hi ha passió pel futbol a la cama esquerra del 10, encara hi ha gana, encara hi ha ambició, encara hi ha objectius per assolir. Suárez, que condueix la pilota, la deixa per Rakitic, Rakitic, Messi, Messi entra al balcó i sembla que no hi ha espai, però ell veu un forat, Rusquet amb l'esquerra enganxada al pal, i gol, gol del Barça, una altra rusqueta màgica del millor, Barça 3, Mallorca 1. La rematada esperada, Luisito, gol! 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 Ja podeu treure la traca i el mocador, 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 la traca i el mocador. El que acaba de fer el depredador és de traca i mocador. Però quin golaç, però quin golaç, però quin golaç, però quin golaç acaba de fer Luisito Suárez. S'acaba de treure una rematada d'esperó del barret de copa. Descomunal! El Barça jugant a tota castanya. La pilota li arriba al depredador a l'interior de l'àrea d'esquena a la porteria de Reina, i en lloc de girar-se i fer una rematada normal i corrent, decideix rematar d'esperó i la creua ajustada al pal. Luisito, Luisito, la porteria, ja la dona, oh, perquè remati de cara a Messi. Gol! 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 Del futbolista que ha guanyat 6 vegades la pilota d'or i que avui ens ha regalat una altra exhibició de futbol amb hat-trick inclòs. Gol del Barça, gol del Déu Etern, gol de Lionel Messi, assistència de Luisito. Barça 5, Mallorca 2, hat-trick del petitó, exhibició del millor del món per celebrar la 6ª pilota d'or. Eccoci che siamo di nuovo, ecco, ritornati in diretta. Lì, gol con l'Inter, li passiamo successivamente dopo, anche perché abbiamo un grosso parterre questa sera. Allora, la Giusi, che era caduta, l'abbiamo ripresa, è qui con noi. Poi ci spostiamo da Napoli, andiamo a nord, a Milano, a Via della Spelotitas, Pietro Locatelli. Ciao Pietro, come ciao, stai? Ciao Pietro. Buonasera, buonasera. Oggi, ciao Pietro. Oggi in veste di presidente, ciao, della Peña Lombarda. Poi ce ne andiamo a Turin. Allora, a Turin, il presidente della Peña di Torino, Vittorio Pegoni. Ciao Vittorio. Ciao Max, buonasera a tutti. Oh, andiamo, ciao, andiamo verso il mare che ci piace di più, dai. Ci piace tanto il mare qui. Andiamo alla bella città di Genova. Massimo Lippi, come stai? Ciao Massimo. Bene, saluti a tutti. E poi ce ne andiamo sulle Alpi, Sergio Leonetti dal Canton Ticino. Con la neve. Con la, ciao, neve, carissimi. Come stai Sergio? Neve, nevicato. Tutto bene, tutto bene. Okay. Tutto a posto, un po' raffreddato per colpa di San Siro. Colpa di San Siro, il freddo di San Siro, c'era molto freddo a San Siro. Sì. Faceva molto freddo. Allora, oggi faceva molto più freddo però. Oggi faceva molto, oggi qui, insomma, no, messo, oggi no, qui no, qui no, qui lui no, lui ha detto di no, c'era un vento, ha sradicato l'arberi, vabbè, c'è stato le mareggiate, lui no, vabbè, ma poi si è fermato, si è fermato, certo, si è fermato, adesso, che adesso... ne sai che stai a Monte, tu stai a Monte Sacro, che, Monte frega? Sacro, che devo che fare, che ti frega a te, e qua è tutto sacro, tutto sacro. Certo, pure la temperatura è sacra, certo, va bene. Allora, abbiamo detto parterre importante, ogni rappresentante di tutte le Peñe italofone, bella anche questa volta a Milano, bella iniziativa e grande vittoria, perché poi è stata bella, come abbiamo detto con Giuseppe e con Alberto, anche goduta contro un Inter che ci è abbastanza antipatico. Io partirei dal padrone di casa, da Pietro Locatelli. Pietro, che ti è sembrato tutto quanto, l'organizzazione, quello che abbiamo passato e la partita? Beh, io soprattutto per l'organizzazione voglio ringraziare la mia giunta direttiva che mi ha sostenuto e ha soprattutto reso possibile queste due serate. Quindi ringrazio molto la mia giunta direttiva che mi ha supportato egregiamente
nella realizzazione di queste due giornate. Sono state due giornate, penso, molto positive. Che è successo? È partita la musica? Che succede? Che è? Da un concerto. È un concerto, vabbè. Vai avanti. Pietro, che no, stavo dicendo che aveva fatto Pietro? Cioè, no, ringraziavi la giunta direttiva? Sì, ma, mi sono piaciute molto, mi sono divertito molto questi due giorni. Abbiamo passato bellissimi momenti insieme, che sono sempre belli perché condividiamo lo stesso amore per il Barça. Continua il nostro percorso di grande famiglia, di cose condivise insieme, cosa che mi fa molto piacere. Andiamo avanti sempre migliorando questa nostra unione, diciamo. Benissimo. Invece Sergio, insomma, il Canton Ticino è la Peña Ticino, lo dici sempre, è il posto più vicino alla Peña, più vicino a Milano dopo la Lombarda. Esattamente, e siamo all'estero e ve lo e ogni volta ve lo ridico. La nostra trasferta, come ben sai, è così vicina che ci fa venire solamente la partita, nel senso è più difficile organizzarci per venire alla previa, perché per motivi logistici, la partenza, la gente lavora fino all'ultimo, come nel mio caso anche, e niente, siamo arrivati prima di voi allo stadio, almeno io ero prima di voi allo stadio, la seconda è stata la Giusi, e i miei pinisti sono arrivati forse 40 minuti prima, li attendevo, ero quasi preoccupato che non fossero riusciti a prendere i biglietti, no, è andato tutto bene, erano presentissimi. Devo dire che la cena organizzata dalla Peña Lombarda è stata molto piacevole, un bellissimo locale, Pietro è stato molto bravo come sempre, come tutta la sua giunta direttiva, come ha citato, il menù ottimo e poi sempre il solito bellissimo ambiente con una head della Peña di Londra, stavolta c'erano i francesi, sempre un bellissimo gruppo che abbiamo creato anche fra di noi, Peña e Torosme. E sulla partita posso dire una cosa? No, ne parliamo dopo. Ok. Facciamo il giro. Allora, Vittorio, sì. La Peña di Torino alla previa, insomma, è stata più che presente come al solito, grande spirito di aggregazione. E poi cioè, abbiamo anche intravisto una figura inquietante poi sugli spalti, no? Il vicepresidente. Sì, perché? Perché malato? malatissimo, sì. Però è venuto, è stato bravo. È stato bravo, e appunto. Si è fatto forte. Quando l'ho visto che era, lui stava tutto spostato lì, ho detto, guarda, vai dal tuo presidente, ti sta cercando, sbrigati! lo salutiamo, sì, Luciano, lo salutiamo. È stato bravo perché comunque è venuto lo stesso. Mi è piaciuto che non ci sia stato alla previa, che secondo me è stata forse la più riuscita, sì, di sempre, da quando ci conosciamo, è venuta molto bene. E merito sì, di Pietro, di tutta la Lombarda, una bella previa. E niente, insomma, adesso aspettiamo nuovi incontri a breve. Spero. Eccolo là, già ti sei, hai buttato le mani avanti, come si dice. Sempre, e dietro anche. E anche dietro. Massimo, invece, insomma, poi parliamo della partita, però, insomma, a Genova l'abbiamo detto, l'abbiamo visto dalle immagini, è stata fatta una cosa veramente importante, ce la vuoi raccontare? Sì, ma vi racconto un po' l'antefatto. Vi ricordate che Antonio aveva necessità di raggiungere Roma, sì, a settembre del 18, e dato che purtroppo eravamo vittima della mancanza del ponte,
Milese disponibile andarlo a prendere da un lato della città e traghettarlo all'altra, facendo magari qualche strada un pochino più vantaggiosa rispetto a quella dei flussi dei navigatori piuttosto che delle forze dell'ordine, perché eravamo in piena emergenza. E nel percorso siamo passati davanti all'ospedale pediatrico, e al che facevo un po' da cicerone della città, gli spiegai che cos'era, che cosa significava quell'istituto per la città in particolare, perché poi è un istituto nato con delle donazioni di famiglie nobili che in qualche modo non avevano eredi o non li ritenevano adatti alla prosecuzione del patrimonio, quindi donarono per la creazione di questo ospedale, che poi ha una lunga tradizione. Non a caso spesso quando viene il Papa per celebrare la messa nella città di Genova, è spesso una tappa obbligata, perché comunque viene dato un sollievo ai bambini che poi provengono da tutta Italia, diciamo, buona parte anche dal meridione, soprattutto quelle aree un pochino meno provviste di strutture sanitarie, e poi comunque anche da tutte le parti. Quindi nel giro abbiamo poi comunque incontrato e toccato con mano questa situazione. Allora, parlando con Antonio, che peraltro è una persona stupenda e molto sensibile al sociale, è nata un'idea. Un'idea che c'era in grembo e che poi in qualche modo casualmente si è materializzata quando in un contesto lavorativo mi è capitato di avere il contatto giusto, ma in modo del tutto casuale, con un livello adeguato dell'ospedale per poter iniziare a traghettare questa iniziativa. Ci abbiamo lavorato un po' su e avremmo voluto poi individuare la data, ma il resto l'ha messo il destino, perché ha fatto in modo che ci fosse una coincidenza del viaggio del Barça a Milano, il periodo natalizio, per certi versi anche un'atmosfera abbastanza rilassata, perché sicuramente il Barça, avendo già acquisito la qualificazione, il tutto poi è stato materializzato nell'ultimo mese, non è che, cioè, come le cose che nascono un po' così, senza particolare programmazione. È stata molto molto positiva. Abbiamo fatto veramente un'ottima figura, perché comunque Antonio è spontaneamente una persona di cuore, e ancora oggi quando ho parlato con persone che ci hanno guidato nei vari reparti, sono stati molto colpiti dicendo: abbiamo spesso visite e ci fanno piacere, però devo dire che tutti quelli che erano presenti quel giorno ci hanno colpito per la partecipazione, e anche persone esterne guardando le foto. Cioè, se voi notate, Antonio è sempre proiettato mai verso il fotografo e sempre verso, certo, il bimbo, e questo è stato molto notato. Poi una piccolezza, io sui social sapete la mia nota ignoranza e sincresia, ma mi diceva mia figlia che con entusiasmo che il pomeriggio il vescovo ha detto la messa, o ieri squadre genovesi sono andate a salutare la struttura, e noi abbiamo ottenuto una serie di consensi di gran lunga superiore. Quindi evidentemente questa piccola vanità ha fatto sì, ma devo dire è stato un incontro molto molto positivo, anche perché poi è nata qualche idea che non è bene raccontare per scaramanzia, ma che comunque pone le basi, perché oggettivamente è stata una cosa molto molto positiva, e sono quelle cose che rimangono e che lasciano quella gioia interiore per cui si continua a pensare anche nei giorni successivi. E Antonio stesso, da quello che mi ha scritto, è rimasto molto contento, perché sono cose che riempiono veramente l'animo, perché si ha contatto con persone e si capisce quanto bene si riesce a fare con poco, con un'idea, con un'attenzione. E poi lui veramente è un grande, riesce a comunicare, cioè non sempre è possibile, si è capaci di comunicare quello